Bellezza e vanità è il titolo del nuovo singolo di Riccardo Frail. Ciao, come va? Ciao, tutto bene, ciao. Riccardo, quindi dobbiamo parlare di questo tuo singolo, però prima vogliamo ricordare un po' quello che è stato il tuo passato velocemente, anche perché oltre alla musica hai fatto anche altre cose. Sì, beh, diciamo che la musica è cominciata quando ero molto giovane, ho cominciato a scrivere i primi testi all'età di circa 16-17 anni, ho cominciato a fare rap, che adesso è molto di moda, però quando ho cominciato io insomma era più di nicchia. E poi da lì sono passato alla musica pop e ho fatto anche diverse cose a livello televisivo. L'ultima apparizione è stata su Rai 1 con La Clerice Senza Parole, il programma di Rai 1. E poi Uomini e Donne, insomma altri programmi di questo genere. Parleremo meglio di queste tue esperienze in una prossima intervista più ampia, però oggi dobbiamo approfondire quello che è il discorso di questo singolo, Bellezza e Vanità, descrivimelo. Allora, Bellezza e Vanità è un singolo estivo, da come avete potuto ascoltare, è andato un po' per gioco, diciamo, io avevo dei testi scritti, questo testo scritto, non sapevo come arrangiarlo, e quindi ho provato a fare un pop reg e a tirare fuori qualcosa di fresco, insomma, e così è stato. Hai anche realizzato un videoclip. L'idea di farlo in quella maniera? Sì, è stato probabilmente tutto voluto, sia il fatto che sia registrato in macchina dentro una Panda, ovviamente, sia insomma, il fatto che insomma, è fatto homemade, diciamo, quindi con una telecamera fissa e che riprende tutto quello che succede all'interno della vettura, ecco. Qual è il pubblico che dovrai catturare con questo brano, a tuo parere? Che fascia di età? Beh, le persone, i ragazzi che mi seguono sono insomma, una fascia abbastanza giovane, vanno dai 16-17 anni fino ai 25-30. Insomma, poi ovviamente ci sono anche le eccezioni, però insomma diciamo che è un brano per tutti, per chiunque voglia ascoltare una canzone divertente, fresca e passare quei 3 minuti di buona musica. Stai già preparando qualche cosa per il tuo futuro, ne parleremo più avanti, però se ci puoi anticipare qualcosina? Sì, sto lavorando a un nuovo progetto che prenderà vita ovviamente in autunno e da lì poi ci saranno delle nuove cose, delle nuove pubblicazioni. Buona estate e ci risentiamo a presto, Riccardo. Un grazie abbraccio. A voi. Non ho visto mai due occhi come tuoi, sei l'equilibrio che non cade mai.